Voi probabilmente siete di provenienze diverse, ci saranno architetti, progettisti, ecco, quindi insomma di provenienze un pochino diverse. Io vi parlo in particolare per il mondo impiantistico. Per il mondo impiantistico, visto che qui si parla anche di aspetti legati all'efficienza energetica, purtroppo esiste una spaccatura a livello progettuale, ma anche a livello realizzativo, dei nostri edifici, che fa sì e che ha fatto sì negli ultimi anni che l'edificio in qualche modo rimanesse tecnologicamente una scatola vecchia, essenzialmente. Dal punto di vista impiantistico parlo in particolare, ed elettrico ancor di più, noi abbiamo gli edifici che, la cui tecnologia ha avuto l'ultimo salto, come dire, generazionale con la legge 46 del 90, quindi ecco, dopo di questo non c'è stato niente. Quindi è importante che proprio oggi, dove la progettazione dell'edificio punta a una prestazione dell'edificio, e questa prestazione non si ottiene lavorando su un aspetto dell'edificio, è importante che si cominci a parlare di progettazione integrata. Voi avete visto che in passato, negli ultimi anni, l'attività anche legislativa si è molto concentrata sugli aspetti di efficienza energetica legati alla scatola dell'edificio. Per carità, benissimo, questo è servito anche un pochino a riqualificare il patrimonio immobiliare nazionale. Però è anche vero che fare un edificio in classe energetica elevata non significa solo fare un buon isolamento e metterci dei buoni infissi, ma significa anche concepire l'impiantistica in un certo modo e concepirla integrata per gli aspetti di controllo e per gli aspetti termici. Poi si è innescato in mezzo anche tutto il boom delle energie rinnovabili, che ha fatto un pochino, da una parte è stato positivo, ma dall'altra parte ha fatto perdere un pochino l'orientamento, perché sembrava quasi che fare efficienza energetica significasse montare un impianto fotovoltaico all'infinito. Ecco, è ora di riconcepire un pochino l'impianto in modo integrato. Noi come associazione facciamo tutta una serie di attività divulgative, poi adesso inizio l'intervento, vi parlerò un pochino di chi siamo. Ma soprattutto stiamo cercando, anche a livello istituzionale, di dialogare con anche le associazioni legate al mondo termotecnico in primis, perché è quello che ci sta più vicino, diciamo, è la prima fusione che deve avvenire, per cercare di cominciare a parlare di impianti, almeno di impianti integrati, non tanto di progettazione integrata. È vero che noi cerchiamo anche di coinvolgere il mondo degli architetti, quindi per far capire anche come la tecnologia si deve integrare nella progettazione dell'edificio. Però ecco, il primo passo lo facciamo un po' legato all'efficienza energetica col mondo termotecnico, perché è scontato, insomma, questo passaggio. E a mio avviso, da qui a qualche anno, il concetto di impianto elettrico e impianto termico andrà un pochino a sparire, cioè i due oggetti si integreranno in modo molto più stretto, e anche le figure che operano si integreranno, sia dal punto di vista progettuale che dal punto di vista installativo. Detto questo, iniziamo. Intanto, giusto per così fare un pochino di indagine, quanti di voi sanno che cos'è KNX o hanno mai sentito parlare di KNX? Ok, giusto, ecco, per darmi una regolatina. Benissimo, allora, intanto, che cos'è? Allora, KNX intanto è un'associazione che nasce con questo obiettivo. Nasce con l'obiettivo, allora, intanto è un'associazione che, come è costituita? Associazione a sede a Bruxelles, è nata negli anni 90, anzi, è nata proprio agli inizi del 90, e da poco abbiamo festeggiato anche il ventennale, e è nata da un'intenzione di aziende, erano le multinazionali, diciamo, del settore impiantistico del momento, quindi parliamo delle grosse multinazionali come Siemens, ABB, che vedendo un'evoluzione nei sistemi di controllo dell'edificio, diciamo, si dettero come obiettivo quello di cominciare a pensare a uno standard. Dopo vicissitudini varie, perché questo processo chiaramente non è stato immediato ma ha impiegato del tempo, è nato questo standard KNX. Quindi questo standard, quando parliamo di KNX parliamo di un'associazione che gestisce, fa evolvere tecnologicamente e rende pubblico uno standard di comunicazione per i sistemi di automazione di edificio.
sia domotici, e quando si parla di domotica si parla un pochino più della casa, del residenziale, sia di quelli che vengono definiti un po' building automation, automazione di edificio, che hanno come campo applicativo essenzialmente il terziario e il grosso edificio. Perché questa esigenza di standard? Questo è un pochino il punto di forza e anche un'esigenza del mercato, perché voi sapete bene che i sistemi elettronici, affinché abbiano una diffusione e abbiano un'efficacia e abbiano una longevità nel tempo, devono in qualche modo poter essere intercambiabili. Se nasce un sistema chiuso e non espandibile e soprattutto proprietario di qualcuno, che cosa succede nel tempo? Succede che chi lo utilizza si lega a quel costruttore, si lega soprattutto, al di là del costruttore, a quella tecnologia che, se poi non viene più mantenuta, sparisce e uno finisce per avere l'impianto vecchio, non più ampliabile, non più manutenzionabile, perché chiaramente mi si rompe un pezzo, poi non esiste più. Ecco, l'obiettivo del KNX è questo: creare uno standard a cui aderiscono più aziende, che faccia in qualche modo da referente di garanzia di interoperabilità fra dispositivi. Quindi un'azienda che aderisce a questo standard e produce dispositivi con questo standard, diciamo, ha la garanzia di poter parlare con altri dispositivi di altri costruttori. Quindi questo garantisce un valore maggiore nel tempo di questi dispositivi, perché diciamo, nel momento in cui un dispositivo si rompe, io posso trovarne un altro equivalente sul mercato, anche più evoluto a volte, e non sono vincolato al costruttore. Allora, chi fa parte di questa associazione? Allora, questa associazione, vi ho detto, ha sede a Bruxelles. Ha sede a Bruxelles l'associazione, diciamo, centrale, diciamo, è nata a Bruxelles e lì ha sede. Però in realtà poi nel tempo, anche per un discorso di vicinanza agli attori sul mercato, si sono create delle associazioni nazionali che fanno riferimento sempre, come dire, alla casa madre di Bruxelles. KNX Italia è l'associazione nazionale italiana che ha sede a Milano. Chi fa parte di questa associazione? Come vedete, un pochino tutti gli attori del mondo dell'automazione, quindi costruttori di dispositivi, sia del mondo elettrico che del mondo termotecnico. Software house, quindi diciamo chi si occupa di software, perché quando parliamo di sistemi di automazione parliamo di dispositivi che vanno in campo, ma parliamo anche di oggetti che servono a controllare l'edificio. E quando si parla di controllo, siccome l'interazione deve avvenire con un utente finale, c'è bisogno di visualizzazione, c'è bisogno di strumenti grafici, quindi c'è bisogno di software aggiunto a questi dispositivi. Integratori di sistema, ecco, che sono un pochino le figure che in qualche modo dovrebbero sul mercato garantire la comunicazione fra sottosistemi diversi, cioè far parlare l'impianto termico con quello elettrico, piuttosto che il sistema di irrigazione dell'edificio, piuttosto che sistemi audio e altro. E poi ci sono tutta una serie di soggetti terzi, tipo università, centri di ricerca, distributori, perché quindi anche il canale commerciale è importante, di questi dispositivi. Ad oggi, due numeri per farvi capire, parliamo di standard, no? Quindi la prima domanda che dovrebbe venire fuori, dice: sì, va bene, parliamo di standard, ma che vuol dire? Quanto è diffuso questo standard? Se io vi dico Windows della Microsoft, voi capite che è uno standard, pur essendo proprietario di un'azienda, però lo capite perché sapete che tipo di diffusione ha a livello mondiale. Voi andate a Media World, aprite un PC, nella maggior parte dei casi trovate un Windows dentro. Ecco, vediamo un pochino di numeri dello standard KNX. Vedete, allora, lo standard ad oggi l'associazione ha 330 membri in 36 paesi. Allora, per membri si intende costruttori di dispositivi. Quindi esistono 330 aziende al mondo, distribuite in 36 paesi, poi vi do anche una panoramica geografica, che producono dispositivi KNX. Ci sono circa 7.100 gruppi di prodotti certificati. Quando si parla di gruppi si intende di famiglie di prodotti, tanto per intenderci, un interruttore possono essere articoli diversi, ma è un gruppo di prodotto, quindi capite che tipo di diffusione c'è. Poi ci sono delle figure, l'associazione KNX prevede anche una sorta di percorsi formativi,
di chi opera sul mercato. Il Connex Partner è il risultato di una formazione che i tecnici, gli installatori, gli integratori di sistema fanno per arrivare a conoscere bene il sistema, a poter operare con questo sistema. Bene, allora nel mondo ce ne sono certificati, perché il corso formativo è certificato, cioè rilasciato dall'associazione, è uguale in tutto il mondo, prevede un percorso uguale in tutto il mondo e viene rilasciato un attestato e una certificazione. Ad oggi esistono 39.400, questi sono dati aggiornatissimi, li ho tirati giù ieri sera dal sito. Tra l'altro, se avete curiosità di verificare questi dati, il sito dell'associazione di Bruxelles è www.knx.org. Il punto IT invece è il nostro sito italiano. Poi, chiaramente, vi ho detto, esistono percorsi formativi certificati. Chi può certificare un installatore che vuole fare un corso? Un training center certificato. Quindi esistono delle figure che prevede l'associazione, sono una sorta di scuole certificate, in grado di erogare i corsi così come prevede lo standard. Ce ne sono ben 271 distribuiti in 50 paesi. Dopodiché ci sono 84 partner scientifici e associazioni varie, tra cui User Club, Knix Professional, cioè associazioni in qualche modo di utilizzatori di questi dispositivi, che sono nate un pochino via via nel mondo. Infine, 36 National Group, ci sono 36 nazioni dove esiste un'associazione locale come quella italiana. Quindi l'Italia è uno di quei 36 paesi dove esiste una struttura italiana. Vedete, i membri sono 330, come vi ho detto, e sono costruttori. Qui ci sono i loghi di tutti, ma se poi voi andate a vedere sul sito vedrete che ci sono, andiamo da aziende che operano tipicamente sul mercato elettrico, ad aziende termotecniche, fino ad arrivare ad aziende che si occupano di telecomunicazioni, Cisco, tanto per far qualche nome, ecco, quindi proprio spaziamo su tutta la tecnologia dell'edificio. Questa è la diffusione che ha in questo momento il KNX. Considerate che quando è nato negli anni 90 aveva un obiettivo di diventare lo standard europeo. Il KNX, nato in Germania, aveva l'obiettivo di diventare standard europeo. Queste sono le sedi dove oggi è diffuso, i paesi dove oggi è diffuso. Vedete che è andato molto oltre gli obiettivi propri. Di recente è stato anche standardizzato definitivamente, perché c'era stata una preacquisizione dalla norma, e adesso è stato standardizzato definitivamente anche dalla norma cinese. E vedete, praticamente ormai tutto il mondo è coperto. Altra cosa importante, questo è il risultato di una ricerca di mercato fatta da questa BSRIA, che è un'associazione inglese, se non sbaglio, che si occupa di ricerche di mercato sul mondo tecnologico. Non c'ha niente a che vedere con l'associazione KNX, fa ricerche in modo indipendente, quindi non fa ricerche commissionate. Bene, questa associazione è uscita da pochissimo e vi dà, come vedete, la quota di mercato dei vari sistemi di automazione in Europa, e quello che potete vedere qui è che lo standard KNX in Europa nel 2012 ha raggiunto una quota di mercato del 74%, vuol dire che 74 impianti su 100 di automazione di edificio sono fatti in Europa con lo standard KNX. Questo per farvi capire che tipo di diffusione ha e dare un supporto alla parola standard quando parliamo di questo. Vi dicevo, l'Italia è uno dei gruppi nazionali. Questa è l'associazione italiana. L'associazione italiana ha 23 associati, lì vedete i loghi di tutti gli associati, anche qui la distribuzione è mista, ci sono costruttori, ci sono integratori di sistema, forse qualcuno ne conoscerete, ci sono università, ci sono gruppi editoriali come Connessioni, che è anche partner di questa manifestazione, c'è IMQ come associato, tant'è che in tutta l'attività anche di certificazione dei prodotti IMQ entra in gioco facendo i test di laboratorio sui dispositivi. E poi abbiamo in Italia 15 training center sparsi su tutto il territorio che erogano corsi certificati. Lo scopo dell'associazione, allora, io tengo sempre a dire, perché qualcuno confonde l'associazione non conoscendola con una qualche società che vende dispositivi. Ecco, l'associazione non vende assolutamente nulla, non produce assolutamente nulla.
L'associazione ha lo scopo, in particolare quella italiana, di divulgare lo standard KNX facendo attività tipo questa, quindi convegni, facendo formazione all'interno delle scuole, facendo approfondimenti, partecipando a fiere, facendo pubblicazioni editoriali, quindi ecco, in qualche modo cercando con tutti i vari canali di comunicazione di essere presente sul mercato e arrivare possibilmente anche all'utente finale. E poi fa formazione certificata, quindi noi abbiamo un programma di corsi che vengono svolti sia dai training center in giro per l'Italia, sia dalla nostra associazione a Milano, che servono a certificare la qualifica di KNX Partner. I punti di forza dello standard KNX. Allora, abbiamo detto è uno standard di comunicazione. Perché io dovrei acquistare un prodotto con il marchietto KNX sopra invece di acquistare un prodotto di qualsiasi altra azienda proprietario? Perché quando parliamo di KNX parliamo di un prodotto che può essere di un'azienda qualsiasi del mercato ma che riporta un marchietto. Primo, perché questo prodotto, cioè l'azienda per poter apporre un marchio sopra il prodotto deve certificarlo. Come si fa la certificazione? Il prodotto deve essere mandato all'associazione, la quale è garante della interoperabilità del prodotto. Quindi se il prodotto non risponde allo standard di comunicazione non viene certificato. Quindi quando voi vedete un prodotto col marchietto sopra, KNX, quel loghetto, questo loghetto qua, siete sicuri che quel prodotto, andandolo a mettere in un impianto con altri prodotti, con lo stesso standard, anche se di costruttori diversi, siete sicuri che quei prodotti parlano? È un pochino come quando voi comprate un televisore, ormai adesso non c'è più la SCART, c'è la presa DVI o HDMI, sapete che se comprate un riproduttore, un lettore, qualcosa, e usate quella presa standard, sapete che i due oggetti, seppur di marche diverse, sono compatibili. Quindi, prima garanzia è questo. Esistono molti pseudo standard sul mercato, anche tecnologico, che non sono certificati, dove c'è uno standard di fatto, però l'adesione è assolutamente volontaria e non controllata. In questi casi sicuramente voi potete riconoscere nello standard uno standard, ma non siete sicuri se il prodotto che viene pubblicizzato come standard lo sia o meno. Col KNX questo non succede. È una rigidità che viene introdotta perché il dispositivo deve essere fatto in un certo modo, però è anche una garanzia di interoperabilità. Poi l'associazione fa formazione e fa formazione uguale in tutto il mondo, quindi anche questa è una garanzia di, come dire, preparazione di chi ci va a lavorare. Questo non significa che, adesso non, qualche volta mi trovo davanti a polemiche, questo non significa che chiunque faccia il corso poi sia in grado di configurare correttamente l'impianto. Perché dico questo? Perché il corso fornisce tutte le informazioni per poter configurare un impianto correttamente. È chiaro che serve la pratica e serve l'esperienza. Per cui se uno fa il corso e poi il primo impianto lo va a configurare 2 anni dopo, è chiaro che si ricorda abbastanza poco di quello che ha imparato. Quindi il primo lavoro sicuramente non gli verrà un granché come funzionalità, come risultato. Questo non significa che la persona non sia stata formata correttamente. E poi c'è un altro punto cardine, che è lo strumento di configurazione standard. Un sistema domotico è un sistema che è costituito da una serie di dispositivi elettronici che vengono inseriti negli impianti. Questi dispositivi vanno in qualche modo configurati. Perché? Perché la logica di funzionamento non risiede nel cablaggio, ma risiede in una programmazione che viene fatta dal dispositivo. Se voi prendete prodotti di costruttori diversi, su tecnologie diverse, ogni produttore vi dà un suo strumento di configurazione del dispositivo. Bene, in KNX questa cosa non succede, perché è l'associazione che è garante di questo, cioè l'associazione rilascia un software che si chiama ETS, è uno strumento di configurazione per prodotti KNX, quindi voi con quello strumento potete configurare prodotti KNX di qualsiasi costruttore. Anzi, vi dirò di più, è un elemento di certificazione. Un prodotto non può essere certificato KNX se non è interoperabile con quel software lì. Quindi diciamo è come per un installatore è una semplificazione enorme anche di competenza, di formazione, perché quando uno ha imparato a usare uno strumento, con quello strumento poi non si vincola a un costruttore ma può
programmare qualsiasi tipo di dispositivo. Chiaramente, come vi dicevo prima, questo significa garanzia di interoperabilità, quindi che i prodotti parlino fra di loro, protezione dell'investimento, è quello che vi dicevo prima, io non sono vincolato a un costruttore, sono vincolato a una tecnologia che evolve, c'è un'associazione che la fa evolvere, quindi io mi posso aspettare che se fra 10 anni ho comprato un dispositivo di un'azienda che non esiste più, quel dispositivo mi si rompe, io magari un dispositivo identico non lo ritrovo, ma ritrovo nel parco delle aziende ancora in vita che producono dispositivi KNX, trovo sicuramente tra i 7100 gruppi di prodotti un analogo che svolga quelle funzioni, lo trovo sicuramente. Le soluzioni sono ampie perché chiaramente avendo uno standard io ho tante aziende che magari sono anche specializzate in mondi diversi, quindi ognuna produce dei prodotti specializzati, anzi vi dirò di più che nella domotica standard è sempre buona cosa non avere delle, chiamiamo così, monomarche sull'impianto. Perché? Perché ogni azienda è specializzata in settori diversi, ci sono aziende che sono specializzate nel fare termostati, sanno fare bene quelli. Li fanno bene, costano magari anche di meno perché sono specializzati, altre aziende sono specializzate nel fare il controllo carichi. Allora, mettendo insieme questi oggetti di aziende diverse che parlano la stessa lingua, io ottengo il massimo dall'impianto, probabilmente il minimo costo perché scelgo le aziende che fanno quello per mestiere e non rivendono magari i prodotti, ecco, quindi ho un risultato migliore. Qualità dei prodotti, chiaramente l'associazione oltre a verificare l'interoperabilità ha anche degli standard qualitativi. Adesso ve ne dico uno che ormai lascia un po' il tempo che trova perché ormai ce l'hanno tutti, però un membro KNX non può andare a certificare un prodotto se non ha una certificazione di qualità come azienda. Adesso ormai dico è un pochino passato perché ormai la certificazione di qualità è diventato quasi come dire, un requisito standard delle aziende, però vabbè, un produttore KNX deve avere questa certificazione. Campi di applicazione. Allora, oggi siamo qui a parlare di efficienza energetica. In realtà lo standard domotico, quindi il KNX, non è uno standard di prodotto, ma uno standard di sistema. Quindi quella tecnologia è come un'autostrada. Io la posso usare per mandarci sopra dati diversi, mezzi diversi. Cioè vale a dire, la tecnologia è un'infrastruttura nell'edificio che io posso sfruttare per dare funzionalità diverse all'edificio. Quando è nata il suo cavallo di battaglia, nel momento in cui è nata la domotica, era dare comfort, dare lusso, dare lustro all'edificio, le prime applicazioni erano fatte dentro alle ville. Poi è arrivato il settore alberghiero, lì c'era un utilizzo della domotica per il controllo dei costi. Poi è arrivata la sicurezza, poi è arrivato l'entertainment, cioè mano a mano che noi affrontiamo delle, passatemi il termine, anzi mi scuso se uso questo termine, ma delle mode del momento, non per questo voglio dire che oggi la moda è l'efficienza energetica, però è sicuramente un argomento caldo, bene, riusciamo ad adattare lo standard domotico a gestire quelle problematiche. Quindi oggi il cavallo di battaglia del sistema domotico è diventato il controllo dell'efficienza energetica. E KNX è in grado benissimo di fare questo. Le fasi di una progettazione di un impianto domotico sono quelle tipiche della progettazione di un impianto, dove in più, vedete, viene inserita una attività che è la parte di configurazione, cosa che sugli impianti tradizionali non esiste. Quindi c'è una competenza in più che serve da parte di chi installa per fare questa operazione, che è un'operazione tipicamente, direi, come dire, passatemi il termine, un po' informatica, perché generalmente configurare questi dispositivi lo si fa attraverso un software di configurazione. Parte perché forse è meno interessante. Arriviamo alla formazione. Vi dicevo, la nostra associazione rilascia anche percorsi formativi. Allora, noi abbiamo ormai da decenni, perché poi la nostra associazione è nata poco dopo il 90, quella italiana intendo, abbiamo due tipi di percorsi formativi. Uno puramente introduttivo, dura 2 giorni, viene fatto in sede da noi a Milano,
e dà una infarinatura su quello che è la tecnologia K-Nex. Non mette sicuramente in grado di configurare un impianto, quindi serve per chi vuole avvicinarsi, magari l'architetto che vuole conoscere il sistema ma non vuole interagire in prima persona col sistema, vuole solo sapere come è fatto, come funziona, come è fatto l'impianto, quali sono le problematiche. Poi abbiamo il corso certificato, che dura 5 giorni, con un esame finale, al termine del quale viene rilasciata un'attestazione e si diventa KNX Partner. Dal 2014 introduciamo un nuovo corso, che è il corso certificato avanzato, un corso di 40 ore previsto sempre dall'associazione, quindi quando parlo di corsi certificati parlo di corsi il cui programma è ufficializzato dall'associazione di Bruxelles, è standard, è uguale in tutti i paesi del mondo, ha la stessa procedura in tutti i paesi del mondo, richiede un esame a fine corso in tutti i paesi del mondo. Okay? Quindi il percorso formativo di un KNX partner italiano piuttosto che lituano è esattamente lo stesso. Chiaramente a questo corso possono accedere soltanto i KNX partner, cioè chi ha già una formazione di base, perché è un corso dove si esaminano problematiche di gestione degli impianti più sofisticate di quello che è la configurazione standard. Io vi ringrazio, ho completato un pochino l'introduzione, se volete delle informazioni in più ci trovate nel sito dell'associazione www.kpnx.it, nostra italiana. Potete reperire ulteriori informazioni nel sito ufficiale europeo, che è il .org. Poi noi in genere i contatti che abbiamo a questi eventi ci servono anche per alimentare un nostro database attraverso il quale vi mandiamo le nostre pubblicazioni editoriali, tipo questo che è il nostro giornalino, dove si trattano argomenti, si trattano notizie, novità di prodotto, novità normative. Tra l'altro è un giornalino che esce in 2 numeri all'anno e alle nostre mailing list viene inviato automaticamente e gratuitamente. In più sollecito chi di voi avrà la possibilità, il prossimo venerdì a Milano, nel pomeriggio, noi facciamo tutti gli anni un evento di fine anno, all'interno del quale, oltre a essere un momento così aggregativo e anche un pochino ludico, perché c'è una cena e c'è un piccolo spettacolo, ma all'interno di questo evento noi abbiamo delle piccole sessioni tecniche, inizia il pomeriggio e finisce la sera, e abbiamo anche il nostro premio italiano KNX, cioè il KNX Award 2013, che è praticamente la premiazione e il riconoscimento di progetti che si sono un pochino distinti nel corso dell'anno. Noi chiediamo a chiunque volesse, associato o non associato, di inviare, se c'ha progetti interessanti fatti con la tecnologia KNX durante l'anno, di inviarli. Sul nostro sito ci sono le informazioni per inviarli. Alla fine dell'anno noi abbiamo una giuria interna, abbiamo delle categorie di progetto che vanno dalle strutture turistiche ricettive all'efficienza energetica a edifici con applicazioni sociali, eccetera. Quindi abbiamo diverse categorie. In ogni categoria selezioniamo il progetto che secondo noi è il migliore, lo premiamo durante questa serata, quindi venerdì sera verranno premiati 5 progetti. Questi progetti, oltre a ricevere un premio fisico, avranno visibilità sia sul nostro sito sia sul nostro giornalino, quindi vi invito anche a partecipare.